Benvenuti nel primo episodio di Coaching of Legends, dove cercherò di spiegare il gioco chiamato League of Legends, che è fantasia, a tutti i livelli di gioco, iniziando dalla base, il tutorial. In questo video, come preannunciato, guarderemo il tutorial di League of Legends per dargli una drizzata e aggiungere le basi fondamentali che mancano o che a volte sono addirittura sbagliate. Quindi addentriamoci in maniera rapida nel tutorial. Ok, veniamo buttati qua, senza una vera spiegazione, quindi lasciate fare a me. Noi controlliamo questo personaggio dai capelli rossi e due belle grosse pistole. Con il click destro del mouse potremo muoverci sulla mappa o cliccare su nemici infliggendo loro un attacco base. Da notare che i nemici dovranno essere nel raggio d'azione del nostro personaggio per poterli attaccare, altrimenti il nostro personaggio si muoverà fino ad entrare nel raggio d'azione, che da ora in poi chiameremo range, per poi effettivamente far partire il colpo. Se notate che quando siete vicino ai minion li attaccate anche senza cliccarli, significa che avete l'autoattacco attivo come impostazione. Tenerlo attivo o disattivo è principalmente questione di abitudine e gusto personale, quindi fate pure a vostra discrezione. Nello step successivo, un personaggio della squadra nemica di nome Sion ci caricherà con una sua abilità e il gioco ci suggerirà di combatterlo usando le nostre abilità. Ma cosa sono queste abilità? Come si usano? Quando e come funzionano? Beh, per quanto suggerisce il tutorial di LOL, premete tasti a caso, ma la risposta è ovviamente più complessa e cercherò di spiegarla in modo più semplice possibile. Le abilità sono delle mosse che in genere hanno un costo, una risorsa, tra cui il più comune è il mana, la barretta blu che vedete sotto la vita. Oltre ad avere un costo, hanno anche un tempo di ricarica. Esistono un'immensa quantità di abilità di utilità diversa, dalla più lineare come quella di fare danni, a cose come prendere velocità di movimento dei nemici, immobilizzare i nemici, rallentarli e così via. Il modo per sbloccare e potenziare queste abilità è tramite i livelli che otterremo stando vicino a nemici che vengono sconfitti attorno a noi. Fra le abilità, spesso la più forte ma con tempi di ricarica altrettanto più alti è la Suprema, che verrà sbloccata a livello 6. Purtroppo la cosa migliore per imparare l'abilità è semplicemente leggerle. Lo so, è noioso, ma ho letto più frasi tra le abilità di LOL che nei libri di scuola e col tempo le conoscerete più o meno tutte. Quindi, ricapitolando, le abilità possono essere usate a caso? No, devi usarle sui nemici specifici, considerando che è un limitato quantitativo di risorse e dei tempi di ricarica, che però nei tutorial viene eliminato, avendo accesso praticamente mana infinito e tempi di carica nettamente inferiori. Bene, ora il tutorial, dopo aver abbattuto il nemico, ci darà la possibilità di provare altri 4 campioni, cosa che in partita normale non potrà succedere. Una volta scelto un campione, non sarà cambiabile in alcun modo durante la partita. A sinistra abbiamo due maghi che infliggono danni magici e a destra due combattenti che infliggono danni fisici. Io completerò il tutorial col Master Yi. Bene, sono spawnati i minion che saranno delle creature fondamentali in questo gioco, ma per ora vi basta sapere che servono per avanzare nella base nemica e vi aiutano a distruggere le torri. Procediamo senza grande sforzo in quanto il gioco ci dà i personaggi con gli steroidi in questo tutorial. E con l'aiuto dei minion distruggiamo la prima torre. Il tutorial ora ci mostra la base avversaria che dovremo distruggere, perché alla fine su LOL non si vince la partita uccidendo i nemici, ma distruggendo il loro Nexus. Ed eccoci qua, al secondo tutorial, dove inizia a spiegarci leggermente meglio il concetto di livelli. Finalmente i tempi di ricarica sono normali e inizieremo la partita a livello 1, sbloccando e potenziando le abilità piano piano nel corso della partita. E ad inizio del tutorial ci invita a scegliere una delle 3 corsie, quindi finalmente possiamo vedere la mappa nella sua completezza, le 3 corsie, superiore, centrale ed inferiore, e la giungla. Per il resto è una normalissima partita, senza tante altre spiegazioni. Quindi andiamo a vedere il terzo e ultimo tutorial, prima di darvi le mie considerazioni e i pezzi secondo me fondamentali che mancano nel tutorial base. Ok, stessa situazione di prima, ma qua il gioco ci spiega come comprare gli oggetti che ci potenzieranno nel corso della partita e solo per il corso della singola partita. Con il tasto P apriamo lo shop e con tasto destro compriamo gli oggetti. Nella prima schermata abbiamo gli oggetti consigliati, che per i nuovi giocatori sono buone indicazioni, in quanto prima di capire quali sono gli oggetti migliori da acquistare ci vorrà tempo e in genere coincidono con quelli suggeriti. Ora il tutorial ci dà una missione, dare il colpo di grazia a 12 servitori, minion, senza spiegare bene
bene il motivo, che in realtà è fondamentale. Vi ricordate poco prima quando vi ho detto che i minion saranno importantissimi nel gioco? Bene, dare un colpo di grazia a un minion ti fa ottenere dell'oro con cui puoi costruire oggetti e potenziarti. È il metodo più importante nel quale si ottiene oro durante la partita, persino più importante dell'uccisione dei nemici, vista la quantità e semplicità di minion che puoi ottenere. Quindi non sottovalutate l'importanza di imparare a lastettare. Da notare che invece per l'esperienza non è necessario dare il colpo di grazia, basta che il minion venga battuto vicino a te. Ora che abbiamo fatto un bel gruzzoletto tra uccisioni e minion, facciamo shopping. Per tornare in base senza farsela a piedi, basterà premere B e canalizzare un recall. Ma attenzione, subire danno o muoversi interromperà la canalizzazione, che necessita di 8 secondi. Perfetto, siamo in base. Compriamo gli oggetti consigliati e siamo pronti a infliggere molti più danni di prima e potremo finire anche questa partita e ultima parte di tutorial. Perfetto, abbiamo completato il tutorial, ma mancano ancora veramente troppe cose e non voglio far diventare questo episodio infinito, quindi cercherò di integrare le cose più fondamentali in maniera rapida. Per prima cosa, il gioco non si presenta, quindi ve lo presento io. LoL è un MOBA, Multiplayer Online Battle Area. In parole più semplici, due squadre online che si picchiano. Il gioco è strutturato in un 5 contro 5 ed è basato sulla competitività. Non è un gioco come Assassin's Creed o God of War, dove raccontano una storia e devi godertela. È più simile a una partita di scacchi o di calcio come concetto. E proprio il paragone con uno sport come il calcio può dare molte risposte a domande comuni dei nuovi giocatori, come ad esempio, c'è solo una mappa? Non è noioso e ripetitivo? E la risposta è, ovviamente, no, a patto che ti piaccia. Come il calcio viene giocato sempre sullo stesso campo, più o meno, lo stesso avviene su League of Legends. L'obiettivo è diventare più forti e battere i nemici scalando le classifiche. Niente accumulo di risorse, niente storie e avventure da esplorare, almeno non durante le partite. Le storie dei campioni poi lette a parte sono anche estremamente belle. Se volete dare un'occhiata ai miei video sulle lore, siete benvenuti. Ora è il momento di parlare dei lati positivi del gioco e dopo magari affrontarne qualcuno negativo. Il gioco non necessita di grinding, non è importante da quanto giocate, escluso una piccola parte iniziale dove dovrete arrivare a livello 30, ma sarà rilevante solo quanto siete forti. Perché anche se avrete accesso a meno campioni, non sarà mai uno svantaggio. Molti giocatori come me, ad esempio, giocano solo con un campione e sicuramente non avrete mai la necessità di possederli tutti, ma solo quelli che saprete e vorrete giocare. L'altra cosa fondamentale per me in un gioco che LoL rappresenta alla perfezione è il free to play assieme alla completa mancanza di pay to win. L'unica cosa che pagando potrete ottenere sono delle skin per sentirvi più belli, con nessun altro vantaggio. Quindi, se non hai una lira, il gioco non ti penalizza, anzi sei esattamente alla pari di qualsiasi miliardario volesse iniziare a giocare. Ok, quindi, il gioco è gratuito, non c'è bisogno di accumulare risorse, tutto bello. Troppo bello? Dove sta la fregatura? A livello economico, fortunatamente, non c'è. Ma il tempo lo investirete lo stesso se vorrete giocare. Il gioco richiede ore e ore e ore per essere imparato e ci vogliono altrettante ore di studio per poter anche solo giocare a livelli medi-bassi. Spero che io potrò essere la tua guida in questo. Quindi, anche senza accumulo di risorse, sarebbe surreale pensare di raggiungere ad esempio il diamante in meno di un anno. In alcuni casi può succedere se una persona è estremamente predisposta, si allena in maniera corretta oltre a studiare bene i concetti. Ma per raggiungere un livello medio-alto, come il diamante, se sei talentuoso e ti impegni, ci vuole minimo un anno. E tutto questo, purtroppo, è accompagnato da una community negativa e distruttiva. Se siete sensibili, vi consiglio di giocare senza chat fin dall'inizio e non scoprire cosa le persone scrivano. Se vi state chiedendo perché la community sia così, è dovuto a un fattore che potrebbe far diventare anche te, che stai guardando ora il video, in questo modo. League of Legends è estremamente frustrante, in quanto oltre ad essere molto difficile, la maggior parte delle variabili che portano o meno alla vittoria non sono sotto il tuo controllo, come ad esempio i compagni di squadra. Tu sei uno dei 10 giocatori in partita e avrai un decimo dell'impatto per spingere la partita verso una vittoria o una sconfitta. In questo gioco la squadra conta veramente tanto. Con un solo giocatore in meno la sconfitta è quasi garantita. Eppure, la gente spesso le abbandona o le perde di proposito in preda alla frustrazione, questo creando il famoso ambiente negativo di LoL, da cui è difficile starne fuori. Quindi, alla fine, grandi fregature non ci sono. Se vi ritroverete nella LAN in futuro, ricordatevi che è normale perdere anche quando si gioca bene ed è importante migliorare ogni partita che si fa, qualsiasi sia il risultato. Ok, passiamo al prossimo punto che manca nel tutorial, gli oggetti che servono a potenziare il nostro campione.
ci sono i componenti base ed epici che servono poi a creare gli oggetti completi, leggendari e mitici, di cui i mitici ne puoi avere massimo solo uno a partita. Completare gli oggetti è fondamentale, quindi esclusi dei casi specifici, quando iniziate a comprare volete scegliere dei pezzi per poi completare un oggetto velocemente, senza fare una divisione degli acquisti, rimanendo con solo componenti e senza oggetti chiusi. Gli oggetti completi danno effetti bonus che possono essere attivi o passivi, ma che sono spesso molto importanti. Per avere un'idea di cosa comprare come oggetti, suggerisco questo sito per i nuovi giocatori e questo quando diventerete un po' più esperti. E tramite questi siti mi collego al prossimo punto, le rune. Le rune sono suggerite sui siti che vi ho elencato prima e in genere sono quelle ottimali. Ma cosa sono le rune? Semplicemente dei potenziamenti al tuo campione che possono essere danni, resistenze o utilità. È importante imparare ad usarle, quindi guardate sui siti quale fare per il vostro campione e poi leggetevele bene, incidono tanto nelle partite. Poi, piccola altra cosa che potete trovare sempre nel sito da poter scegliere sono le summoner spell. Gli incantesimi evocatore sono due slot addizionali che vi danno delle abilità extra tra una relativa piccola scelta. Hanno tempi di ricarica alti, ma possono essere molto utili. Tra questi incantesimi ce n'è uno molto importante e unico, lo Smite, o in italiano punizione, ma punizione non si può sentire, quindi Smite. È un incantesimo che ti sblocca la possibilità di comprare oggetti adatti alla giungla, l'unico ruolo che non si basa su nessuna corsia, e ti aiuta inoltre a sconfiggerla e ottenere risorse. Per ogni squadra è fondamentale che un giocatore abbia lo smite e vada a ottenere risorse nella giungla. Quasi mai vedrete però più di uno smite per squadra, in quanto le risorse sono precise per un singolo giocatore, e da qui mi ricollego al prossimo punto. I ruoli. Su League of Legends abbiamo 5 ruoli, di cui sicuramente parleremo in maniera approfondita in futuro, però vi do un'introduzione al volo. Iniziamo dalla giungla. Non hai un nemico davanti a te in corsia, sei per lo più da solo a ottenere risorse nella giungla, ma il tuo compito è quello di aiutare la tua squadra a vincere le corsie e catturare i mostri neutrali che potenziano la tua squadra, quindi un ruolo molto d'impatto se giocato bene. Prossima, la corsia superiore, dove in genere abbiamo i tank e combattenti, però in realtà si possono trovare anche personaggi più aggressivi per quanto siano rari. È una corsia un po' più angolare, con meno movimento in confronto alle altre, però può comunque fare molto se giocato bene. Passiamo poi alla corsia centrale, la più ambita in quanto giocata da personaggi più aggressivi e che fanno molti danni, oltre ad essere in centro mappa, quindi molto attiva ed influente. In genere è popolata da maghi ed assassini, oltre a qualche combattente. Ed infine la corsia inferiore, l'unica corsia che presenta due giocatori, il supporto e il tiratore. Il ruolo del supporto, vi sbalordirà, è supportare il tiratore e il resto della squadra, anche se in alcuni casi possono difendere gli alleati anche campioni che fanno tanti danni. Alla fine, se il nemico non ha vita, non può attaccarti. Però il supporto deve comprare l'oggetto del supporto e rinunciare a dare i colpi di grazia ai minion per lasciare agli altri alleati le risorse. E accanto allo al supporto abbiamo il tiratore. Ha bisogno di tante risorse, ha poche resistenze e tanti danni sostenuti, quindi riesce a fare tanti danni sempre senza dover aspettare tempi di ricarica come magari un assassino, ma i suoi danni sono più spalmati nel tempo. Siamo ormai quasi giunti alla fine, resistete ancora un pochino mentre vi presento il nostro ultimo punto, le strutture. Al volo scopriamo i nomi e cosa fanno. Le torri infliggono tanti danni se vai nel loro raggio, se però ci sono minion attaccheranno prima loro, a meno che tu non stia attaccando un campione nemico nel loro raggio, in quel caso inizieranno ad attaccare te e non finirà bene. Quindi, quando un nemico è sotto torre, in genere è meglio non attaccarlo. Però potrete usare anche voi la vostra torre per stare al sicuro, sempre ricordando che ci metterà comunque un po' di tempo prima di uccidere un nemico, quindi a volte è meglio tornare in base. Bisogna distruggere le torri per conoscere la prossima struttura. L'inibitore. L'inibitore non ha meccanismi di difesa, è innocuo, ma nel momento in cui lo distruggete, tra le vostre ondate di minion compariranno i super minion, più resistenti e che infliggono più danni. Vi aiuteranno ad aprire la base nemica nella parte finale della partita. Poi abbiamo la fontana, il posto dove torniamo per curarci con il richiamo base, e solo lì sarà possibile fare gli acquisti. Se un nemico proverà ad entrare nella fontana alleata, verrà annientato nel giro di pochissimi secondi, quindi niente spawn kill.
E per concludere con le strutture, il Nexus, semplicemente la struttura principale nemica e alleata da cui nascono i Minion e che una volta distrutta vi darà la tanto amata vittoria. Per distruggere il Nexus è necessario che almeno le torri di un'intera corsia, le due torri in difesa del Nexus e un Inhibitor siano distrutti, altrimenti sarà impossibile attaccarlo. Bene, ormai mancano solo le semplici note finali. Per esempio, la visuale. Il tutorial vi farà giocare con la visuale bloccata e non spiegherà neanche come o perché sbloccarla. Il tasto base per sbloccare la telecamera è Y e quella per ricentrarla ma senza ribloccarla è spazio. Abituatevi a giocare con la videocamera sbloccata. In futuro sarà fondamentale poterla muovere per avere informazioni e se non ci sarete abituati ve ne pentirete. Se trovate difficoltà nel controllarla, andate nelle impostazioni e diminuite la sensibilità, ma fatevi questo favore, rendete un'abitudine il gestire la camera da sbloccata. Perfetto, e nel finale mi presento. Io sono Minox, streamo quasi tutti i giorni su Twitch e leggo molto la chat. Se avete dubbi o volete chiarimenti, passate pure a chiedermi qualsiasi cosa, mi farebbe estremamente piacere. Presto usciranno i prossimi video coaching. Vi auguro un buon gaming. Con affetto, Minox.